Sul mio canale non ci sono le restrizioni che avete voi persone di un certo livello. Il viaggio dormirà fuori, all'aperto e senza cibo. E noi mangeremo tra un burger di G2. Quanti gradi fa stasera? $3, sì. Una. Si sa anche fare la cravatta? No. Sì? Mamma mia! Sì! Bene, aspetta che metto... Beh, cioè, lui di... Cioè, vorrei... Cioè, ragazze... Non deve fare niente lui, quindi non so cosa... La musica! È l'epicità. Welcome to the United States of America. And Happy New Year! No, aspetta. No, dai, l'ho rovinato. Indisciplinatissimo. To the land of dreams, no? Of the brave. Of the? Brave. In che senso? Welcome to the land of the brave. Ma che vuol dire? Degli audaci. Ma perché? Ah, dicono le firme. Ok, poi tornare. Welcome to the land of the braves. Perché sono di più di uno, immagino, giusto? Siamo qui, abbiamo attraversato il mondo, abbiamo conquistato gli oceani, abbiamo scavalcato le montagne, siamo in un altro continente, ma poi te lo mangi, non si ferma ai confini italiani ed europei. E poi te lo mangi, arriva in dove il cuore vuole che arrivi. Anche con meno 12 gradi. Cosa? 12 gradi. Soprattutto perché fa freddo. Ergo, sono qui per presentarvi la mia nuova nonna. Silenzio. Per presentarvi innanzitutto un nuovo cameraman. Scusami Adriano Santucci, ma abbiamo qui Claudio Midolo. Signore e signori, sono lieto. Ladies and gentlemen, I'm glad to announce, my new grandma. Signore e signori, colei che tutto trucca. In verità dovete sapere che lei effettivamente è un po' vecchia. Perché, cioè, dicevo, gli youtubers mo c'hanno 20 anni. Se io so vecchio e ce n'ho 26, lei che ce n'ha più... Possiamo dire quanti anni c'ha lei? C'ha più di 37, 38. Silenzio. È un po' vecchiotta. Pur essendo avanzata con gli anni, ancora sta là attaccata come una gozza allo scoglio. E non va in pensione, signore e signori, nonna Clio! Dobbiamo salutarci, lo faccio con mia nonna, ciao. Ciao. Tu stai entrando in un format delicatissimo. Scusami. È delicatissimo questo. Spiega cosa faremo oggi. Faremo un hamburger alla Clio. Vabbè, cioè mia nonna non dai quantità, tu manco dai quello che fai. Faremo un hamburger però con un pane particolare che è il pane della focaccia. Poi ci mettiamo la salsa del... salsa di truffle, tartufo. Truffle, yeah. E poi l'impasto con la carne macinata lo faccio io, quindi non prendo i cosini già pronti. Vedete queste mani? Queste mani? Queste mani impastano, mortacci loro, guarda. Senti l'odore... Che era appena prima. L'odore della... Cosa? Cosa serve? Il macinato, poi serve la senape, il miele, lo scalogno o la cipolla rossa, che sono un po' più dolci, sale e pepe, il pane che è quello appunto della focaccia, il pomodoro, l'insalata. Vabbè, per le fette di pomodoro. Sì, fette di pomodoro, insalata, poi ho fatto anche le patate al forno. Iniziamo, allora, la prima fase per fare un hamburger macinato, ma hamburger alla Clio, è essere Clio. Allora, posso dire a tutti gli utenti che se non siete Clio, potete anche chiudere il video. Che? No. Che aggressività. Lo scalogno. Ma lo scalogno è tipo la cipolla, quindi? Sì. E perché non hai la cipolla? Perché non è cipolla. Cioè la cipolla è il papà castoro dello scalogno. Esatto. Adesso, cioè, soltanto il problema è che mi sono truccato un po' tanto stasera. E quindi non stai per piangere. Parliamo di una cosa triste. E cioè YouTube Portogallo. C'è un problema che affligge YouTube Portogallo. Ci sono queste videologgers che prima facevano le makeup artist, che in Portogallo fanno delle cose orribili. Cioè fanno questi video vuoti con questi cagnolini piccoli, vedi? E lei piange perché lei è appassionata di YouTube Portogallo. Vorrebbe continuare a vedere YouTube Portogallo, ma non può. Quindi YouTubers donne portoghesi, basta, smettetela. Immaginato. Allora, io quello che ti voglio chiedere è questo: si può fare un hamburger del genere anche vegetariano? Ah, perché io con mio nonno non mi posso permettere, secondo me, perché mi mena se dico la parola vegetariano, perché mio nonno è dell'altro secolo. Invece noi che siamo giovincelli, tu un po' meno, ma noi siamo giovincelli. Si può fare questo hamburger?
Come lo faresti? Non saprei come farlo. Ma siamo sicuri che... soprattutto con i legumi, tipo ceci, lenticchie, un mix di legumi che si fa e poi si schiaccia tutto insieme. Cioè, si fumano prima qualcosa per investirti, ragazzi. Cioè, questa è una carne incredibile. No, può essere, ma io non sono capace. Volevo anche avvisare che ci sono i gatti che stanno guardando in maniera molto aggressiva. Molto, molto aggressiva. Molto aggressiva. Buongiorno, Mimo, dammi un bacio, buongiorno. Bella. Siamo pronti, ok, soffrittino con lo scalogno. Come urla, sentite. L'urlo dello scalogno, grande romanzo di Camilleri. Montalbano e l'urlo dello scalogno, me lo ricordo, l'hai letto tu? No. No, perfetto. Una bella storia però. La maggior parte della gente la tiene fuori sul panino, cioè fa il panino con la cipolla e il pomodoro. Invece noi? No, noi lo facciamo dentro. Noi è come se facessimo questo tegamino da portare a scuola in cui già c'è la cipolla, c'è dentro. Tutto dentro. Tutto dentro, c'è anche l'amore però. Anche l'amore. Parliamo dell'amore per fuori un attimo. Parliamo dell'amore nel cucinare. Quanto è importante l'amore nella cucina? Importante. È importantissimo, è l'ingrediente principale. Vabbè, mo stai esagerando. No, è vero. Quando hai aperto il canale YouTube? 1960. 86? Ma che 86? Io non ero nato. Che macinato col soffrittino dello scalogno, yeah. Ha bisogno di mustard. The mustard. The mustard. The mustard. Esta. Sei scozzese. Niente. Metti dentro un cucchiaio. Ammazza. Bello grosso. Mi serve. Quanti? Allora, per avere tre hamburger che ci mangeremo noi. No, secondo me verranno fuori quattro. E io ne mangio due, eh? No, col cazzo. Mi dono stasera proprio col cazzo. Però io vorrei ricordare che abbiamo il pane solo per tre. Vabbè, ci abbiamo anche io, visto che c'è il pane. Vedi, c'è il pan carré. Anzi, io ho fatto lo scanner di tutta la casa. Ragazzi, il miele! Il miele addirittura? No, vabbè. Cioè, mamma mia. Standing ovation per nonna Clio. Guardatela, guardatela. Cioè, io devo far conoscere nonna Lea. Che incontro epico sarebbe. Ricapitolando, un cucchiaio di senape, un cucchiaione di miele, il soffrittino di due scalognetti e quanta carne macinata per 4 per 3 4 no, non lo so. Vabbè, ce l'hanno qua, non è difficile. Mezza, perché no, una l'avevo già aperta. Più o meno 600 grammi. 650 grammi. Quindi come minimo 200 grammi. No, noi facciamo hamburger coglioni di mulo, cioè grossi. Quindi qua ci mettiamo il sale, ci mettiamo il pepe e ci mettiamo l'olio. Che lei, guardate, questa fatti... Questa curvi? Mamma mia. Vai coi like. Vai coi like. No, Mimì. Basta. No, Mimì. Mimì. Vai coi like. Ti scriverò, metti like, cioè, se sei anche tu dolce che dai bacetti ai gattini. Quindi, una volta fatto questo passaggio... Basta. Ma finito che te lo mangi. E poi te lo mangi. Che okay, però sui 10 minuti che faccio un balletto. No. Cosa do al mio pubblico io? Allora. Spiegare le patate. Aspetta. Senza le patate non si mangia. No, senza le patate, cioè, chi mai si è mangiato un hamburger senza un side? Che siano delle verdure grigliate, che siano le patate, che sia fracazzo da velletri, cioè ci vuole un. Che tecnica! Cos'è questa, la macarena? Che cosa stiamo facendo? Ho fatto le patate lesse, quindi ho messo l'acqua e ci ho messo dentro le patate. Poi l'ho messa sotto l'acqua fredda, in modo che si raffreddassero. E poi quello che bisogna fare, l'ho messa 10 minuti. Io però le voglio più bruciocchiate. Sì, ma non sono mica pronte, devo ancora fare gli hamburger, le metto dentro. Tu l'hai messa in freezer? L'ho messa in freezer. Perché l'hai messa in freezer? Qui, colpo di scena, fallo un po', fai tipo... Aspetta, cioè... mi brucia! Mettete la patata in freezer. Esattamente. Io l'ho letto da qualche parte ma non mi ricordo esattamente dove. Dicevano di metterla in freezer perché così, no? Sono più compatte, sono più facili da tagliare. Ma vale anche nel sesso questa cosa secondo te? Cioè mettendo la patata in freezer cosa succede poi? Che t'arresta, non riprenda. Che non si entra più da nessuna parte. Mettere il nostro olio. E bravo. No. Queste mi servono proprio. Sono panini. Dammelo qua. C'è il taglio della focaccia invece del pane classico da hamburghetto così, no? Perché è più saporito. Palle. È più saporito e poi è anche più sottile, quindi è più facile da mangiare l'hamburger. Momento di tensione, aspetta, io sono attenzione. Stavo facendo il doppio taglio. Attenzione, doppio taglio. Chi sei? Raffaella Carrà. Bella. Stiglio. Ok, allora, cosa devo fare? Niente. Perfetto, fantastico, è ok. No, allora, falle tre buoni e poi ce ne fai uno piccoletto che no, quella l'assaggio. Cosa, esatto, l'assaggino che mandiamo a casa al primo utente che scriverà sotto questo video, Giovanna tutta panna. Il primo riceverà ancora caldo questo hamburger mini. Non ti sei segnata niente tua nonna? In verità
No, ma non perché lei non volesse, ma perché la confusione che tu c'hai negli impeti romani non lo puoi manco immaginare. Intanto inizio per piano, allora, tre piatti. Anche i rumori sono proprio un must di Padre Romagni. Dimmi Giovanna, cosa devo fare? Allora, mentre adesso qua, perché gli hamburger sono belli, sono grossi, sono un po' spessi, no? Quindi dovranno andare per un bel po'. Adesso bastano, intanto bastano i tre che dobbiamo mangiare. Vabbè, te incazzate, però, sta sempre molto tranquilla, perché siamo per amici, è una grande gioia, non credi? L'unica roba è una cosa proprio che mi mette proprio tristezza, la padella non è mai... Non vedi che l'olio va regati? Parlaci della tua, della tua sofferenza, cos'è che ti fa soffrire? Che deve esserci qualcosa di storto qua. Ma nella tua vita dici? No, nella cucina. No. Perché c'è l'olio? Che non sta dritto, cioè non sta... Ma tu lo sai che non è possibile fare questo gioco, potresti andare avanti anche per giorni a fare questo, sai che non avrai mai la soluzione in mano. L'unico fatto nell'universo. Cioè, facciamo 30 secondi di silenzio, guarda lì. Seria. Seria. Che occhi. Seria. Che sto dicendo a lui? Più seria. Vado. Come vado bene? Vada. Metto 30. Vabbè, guarda, sono ragazzo della strada, mi sono dato una calmata. Wow, ehi ragazzi, chi è che sta cuocendo adesso, Chi è il ragazzo che viene cotto, Ehi, hamburger motherfucker. Un patè al tartufo e funghi, in realtà sono praticamente solo funghi e si è saltato l'odore del tartufo perché altrimenti costerebbe tantissimo. Se ne mettiamo un po' sul pane. Guardate la tecnica. Che cosa fai sul tuo canale? Faccio vedere New York. Ok. Sei una di quelle che fanno i videolog per le città? Esatto. Beh, a me piacciono molto. E poi dopo faccio video con persone simpatiche, la maggior parte delle volte. Poi invece alcune volte mi va male. Alcune volte ti va male, però vabbè, non si può avere tutto dalla vita. Abbiamo finito. Una sinfonia, dammi qualcosa per girarli. No, fammi giocare. Giovanna? Aspetta. Giovanna? Giovanna? No, basta così. Giovanna, fammi giocare, Giovanna. Questo. Posso farlo io? No. Perfetto, mi piace la fiducia. No. La leccarda! Lo sai che questa non la potrei più usare? Perché la sto per leccare. No. Ah? Io ho un problema con le leccarde. Non mi sfuggono a me le leccarde. Io vieni qua. Ma tu ti rendi conto che non posso evitare di... La lecchi dopo! Non mi devi mai privare! Sì! Alla gente piace farsi i cazzi degli altri. YouTube Italia. What else? Ma sti cazzi, no, ma che cambi l'olio? Metti sta hamburger. Dovreste cambiare l'olio, ma sti cazzi, diciamo papà, vai! Dai e zi che li recuperi! Dai e zi che te manca un giro di doppi! Guarda! No! A noi ci piace la sugna, zozza. Giovanna tutta panna sta fissa per la sugna. E noi di conseguenza. Guarda i litri di sugna, guarda. È un gange di sugna, c'è sta qua. Ma un po' di sugna sulle patate, no? È troppo. No, ma che sugna sulle patate? Imbevere le patate nella sugna. Faccessivo. Ma troppo. Pronti. Tra l'altro una goccia di sugna che è andata sulla lente e fa un effetto bellissimo a livello cromatico. Dite che suoni inebrianti. C'ho una preghiera a Sauron. Cazzo, Mimi, guarda la viale. Non è tenti di spalle. No, è terribile. Cioè, questa è orribile. Cioè, no, aspetta, mio te. Aspetta! Giovanna! Aspetta. Ma intanto la carne è al centro, di lato non la becchi. Lo dici te, no? Questo è bocca, ciao. 3, 2, 1. Dai, una parola. Sintetizza in una parola questa esperienza. Buono. Acme. Grande. L'America è un paese grande. L'America è un po' questo gatto. È sorniona, è un po' grassocci, ma è molto bello. Ti attira, cioè non riesci a dire no. L'America ha questi peli fastidiosi, ti entrano dovunque, ma tu non riesci a non accarezzarlo l'America. Magni adesso, Tase, dai su. Tase. Il Padre Magni è l'unico format che riesce ad attraversare l'intero globo, ma continua ad emozionarci. Abbiamo mangiato e ci siamo uniti a noi
la Toti. E adesso giochiamo a Ticket to Ride. Vai. Che tra l'altro ho vinto 3 volte su 4. Sì. Quando l'umiliazione è di casa. Allora, Ticket to Ride, innanzitutto, beh, è una delle più belle canzoni della musica mondiale. Che fa? She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride, but she don't care. E gone. È praticamente un gioco in cui devi cercare di fare le tratte di viaggio, appunto avendo i biglietti giusti, questo è un po' il concetto. Per fare appunto i due percorsi più lunghi rispetto agli altri, si fanno dei punti, si rompe il cazzo agli altri, si può dire, perché esatto. Effettivamente, cioè, solo uno di noi può passare in mezzo ad alcuni tratti, quindi se te ne capita una carta uguale a quella di un altro, ti attacchi a Losco, al tram che è un altro gioco e quindi non vinci punti. E quello è Ticket to the Tram. Ticket to the Tram, esatto. Ticket to the Tram non c'è. Non funziona. No, e vincerò di nuovo, ma questo è un problema che evidentemente non tocca la famiglia Midolo Zammatteo, e se va bene a loro, a noi ci va pure meglio. A dopo. A dopo.